Fatto per quando avete tempo, lo tiri giù man mano che mi scivi. Chi è che lo vuole? Tutti. Fanno male. Perché altrimenti ci fa il soffio, dove lo tengo? Devi scendere con il soffio. Tu lo tieni fermo. Cappuccini, ragazzi. Un bel cappuccino. Del caffè che era come cucina. Eccoci qua. Zucchero. Faccio una cosa un po' più tecnica. Non fare il latte. Uno. Eccolo qua. Arriva. Lo gestisci tu? Devi essere legale. Devo fare tutto io. Eccolo. Voglio anch'io. No. Ragazzi, ci raccontate un attimo le emozioni. La via attraverso quel linguaggio che non ci ha fatto, soprattutto la nuova generazione, e ha proprio senso cercare di vedere magari forse più occasioni per raccogliere queste. No. Anche il Sanremo del ritorno ha una funzione più, una scrittura. Un bel canto, una scrittura più classica, ma è giustamente così. Non ho potuto allenarmi, no, diciamo che abbiamo recuperato una disciplina provata ad allenarsi. Dentro una c'è un diamante di 7 carati, chi lo trova
Quindi voi fate come prego, chiedo. Prego. Sì, veramente la giustizia si spiega da tempo, ma anche la, come dire, tutta una serie di cose che ci uniscono e che ci fanno divertire quando stiamo insieme. Quindi la cosa bella di questo Sanremo, il segreto di tutta questa operazione, tra virgolette, è proprio che adesso certo, siamo bene insieme e ciao! E ci divertiamo, per noi Sanremo in realtà non è proprio più il decimo. E il quinto per noi è il primo insieme, quindi è una sensazione tutta nuova, anche un'emozione sì. Nuova. Alla fine la il più rude era proprio questa di due vocalità molto simili per quanto riguarda la struttura però molto diverse dalle strutture nell'approccio al canto nell'emissione, però la cosa bella sono le due voci insieme. Per me la magia è proprio se respiro le canzoni cantate da me e le mie cantate perché sono veramente una magia tutta nuova, è come rinnovare un repertorio fatto nuovo. Le due voci insieme sono talmente belle che poi abbiamo deciso di fare un album, di fare questo Sanremo, e secondo me quello delle voci è il nocciolo di tutta questa cosa. No. Ma neanche il mio parola! Sì, in realtà è tutto a partire da questa città. Noi siamo due padri, ci confrontiamo, noi siamo conosciuti veramente quando abbiamo fatto il trio assieme a Mastro Chiari. Da lì è partita una amicizia che è rimasta, si è consolidata, è diventata molto forte, tant'è che in modo molto naturale ci siamo chiesti come fai a sentire il tuo pezzo, come fai a sentire il tuo, la grazia di me, ti ha piaciuto anche per qualche tempo. Ma al di là di quello, ci siamo proprio messi insieme perché ci è venuto quasi naturale dire, ma perché non sentiamo il nostro repertorio, visto che il nostro pubblico è simile, la tessitura vocale c'è, facciamolo. E poi anche il modo per rinnovare, insomma, dopo tanti anni, dopo 40 anni, 50 anni di lavoro, di carriera, di concerti, di visti, è anche un modo per cambiare la qualità, trovare nuova energia, nuova vita, in un momento non è neanche semplicissimo per la nostra generazione di cantatori. E quindi era anche un modo per stare insieme, fare qualcosa di nuovo, perché poi si è fatto un abbraccio, che ti dico, il bastone ti dice, c'è il bastone della tua storia di ghiaia. C'è un bastone un po' più giovane di me. Pensavo che fosse già chiaro, vabbè, allora me lo ripetiamo. Lo sappiamo perché non abbiamo ascoltato in realtà le cose, noi ancora siamo convinti che la canzone conti e soprattutto conti il modo in cui la porti su quel palcoscenico che conosciamo tutti essere molto 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 difficile, pericoloso, per certi versi, l'Ariston,
quindi veramente non so cosa dire. So che ci sono come sempre i giornalisti, voi fate chiacchiere ma senza aver ascoltato nulla, senza aver visto nulla, quindi lasciano sempre il tempo. Sì, vabbè, è venuto. Noi abbiamo avrete ascoltato, credo, la versione dell'album, però l'abbiamo ascoltata una volta, cambia molto perché il suono di altri tipo naturalmente ha un'espressione maggiore rispetto a una canzone che arriva da un album, per tutto rispetto. Qui il palco ha anche il compito, naturalmente, di tirare fuori le emozioni del performer. Per arrivare senti come parla. La cosa secondo me è da sottolineare di cui parlavo di orchestra. Questa è una canzone che è stata pensata, è tutto quello che faremo su quel palcoscenico dagli outfit in poi, è tutto pensato in una dimensione adatta per quel racconto. Quindi parliamo di una canzone scritta in un modo che non si usa più, è una canzone se vuoi che ha dell'inizio degli anni 60. Ricorda un po' quel Sanremo in bianco e nero, quindi anche l'orchestra è stata scritta da questo modo. L'orchestra ha questa canzone, ha questa finale, molto importante perché è la tessitura armonica si basa proprio sull'orchestra, sui movimenti che l'orchestra fa. Quindi vediamo che la canzone sia scritta, quasi certamente, non credo che qualcuno abbia avuto la stessa idea, però quello di raccontare un amore è così, da diceva prima Filippo, da uomini adulti abbiamo sentito quasi più intenso di affrontare questo tipo di amore, cioè un amore come tutti gli amori irrisolto, però un amore che sente la necessità di raccontarsi in maniera pura, perché veramente sentiamo sempre più spesso, come diceva prima, la rappresentazione di amori tossici, malati, che si sviluppano anche in maniera drammatica. Noi abbiamo avuto bisogno di raccontare questo amore, così come dovrebbe essere l'amore. Diciamo che si racconta anche in maniera un po' malata in certe canzoni, quindi secondo me era giusto anche ribadire. Per questo abbiamo collocato negli anni in cui l'amore era raccontato in quel modo. Gli anni 60, Nina, i grandi cantanti, i grandi autori. Che ne so, qualcuno, io sento quando ascolto mio figlio. Sì, io ascolto ovviamente il riflesso quello che ascolta mio figlio, a volte non è un po' così per certi testi, però ovviamente senza nulla togliere a nessuno, però quello per me non è l'amore che mi va di raccontare, per questo ho fatto questa discussione. Lo sentiamo, io ho capito, ieri uno dei numeri da fare, hai capito? Comincio a capire ora. Lei me l'ha spiegato mia figlia. A tutti i bresciani, Filippo, lui è bresciano della questione. Ciao Brescia, mi raccomando, questa qui è la decima volta che mi state qui con le spalle. Basta, no, non è che basta supportarmi. Ciao Brescia. Grazie dei fiori. Anno insieme. Sai, stavo ripensando al nostro primo incontro. Mi è bastata una serata ed ero perdutamente innamorato di te.